Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar di Gruppo Maurizi sugli obblighi per l'etichettatura ambientale. Mi sentite? Ok, perfetto. Buonasera, vedo che c'è anche qualche uomo, meno male. Ok. Allora, le persone si stanno aggiungendo, però se siete d'accordo, io direi di iniziare molto lentamente. Intanto mi presento il gruppo Maurizi, così diamo il tempo anche alle altre persone di entrare poi nel vivo dell'argomento di questa sera. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Alessia Capparella, mi occupo di consulenza regolatoria qui in Gruppo Maurizi, in particolare seguo gli aspetti di etichettatura alimentare e cosmetica. Questo argomento però è un argomento trasversale, quindi anche se non ho la possibilità di sapere effettivamente di cosa vi occupate, è un argomento che riguarda un po' tutte le aziende che immettono sul mercato degli imballaggi. Questo webinar prevede dei bonus. Innanzitutto avrete tutte le slide del webinar, la registrazione integrale e un bonus extra che vi sarà consegnato tramite email alla fine del webinar stesso. E cosa sono i webinar di Gruppo Maurizi? Sono degli eventi gratuiti dove parlano professionisti del settore. Sono meeting riservati agli operatori del settore e sono eventi pratici e concreti, quindi cercherò il più possibile di essere pratica e concreta, poi magari con le vostre domande potremo approfondire meglio qualche punto. Perché siete qui? Perché siete operatori del settore, siete aziende food e non solo in questo caso, oppure siete dei consulenti o dei professionisti interessati alla crescita? E alcune regole del gioco: mettete i telefonini in modalità aereo ed evitate possibili distrazioni. Per fare domande potete utilizzare la chat. Ok, possiamo iniziare. Presentiamo innanzitutto chi è Gruppo Maurizi, un'azienda che da oltre 50 anni fornisce attività di consulenza tecnica in ambito sicurezza alimentare su luoghi di lavoro e ambiente. Ed esegue a un laboratorio per l'analisi di laboratorio, appunto. Qui trovate un elenco di tutti i nostri partner principali. Questi sono i numeri di Gruppo Maurizi per l'anno 2021. Come vedete, più di 4.000 giornate di consulenza erogata e più di 300 giorni di formazione. Il nostro laboratorio ovviamente è accreditato a Crevia e è il primo laboratorio di Roma accreditato per le analisi sul glutine. Questi sono i nostri servizi, un quadro generale che riassume tutti i nostri servizi. Vedo che intanto il numero è cresciuto, quindi direi che possiamo entrare nel vivo dell'argomento di questa sera, che sono i nuovi obblighi per l'etichettatura ambientale. Innanzitutto io volevo iniziare facendo un attimo un punto sulla direttiva 2018-852 dell'Unione Europea, perché da qui è partito un po' tutto. E noi sappiamo che per l'Unione Europea un obiettivo che si è data l'Unione Europea è quella di passare a un'economia circolare entro il 2050. Questa montagna di rifiuti che vedete qui nell'immagine non è più sostenibile, ne vale della nostra salute e della salvaguardia dell'ambiente. Le risorse che abbiamo a disposizione sono limitate, ce ne rendiamo conto ogni anno quando calcoliamo l'Overshoot Day, cioè il giorno in cui entriamo in debito di risorse con la terra, che per quest'anno è già superato e per l'Italia è stato il 15 maggio. L'Europa quindi intende ridurre, si è data degli obiettivi molto importanti di riduzione dei rifiuti con le direttive 851 e 852. L'851 è relativa ai rifiuti, invece l'852 è relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio, ha previsto che entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti potrà essere smaltito nelle discariche.
Considerate che da dati ISPRA in Italia, l'Italia è al 23% nel 2019, era il 23% nel 2019. Inoltre ha alzato moltissimo l'asticella degli imballaggi da riciclare, passando dall'attuale 55% ad almeno il 65% nel 2025, fino al 70% nel 2030. Questi obiettivi, che sono molto importanti, non passano solo attraverso il riciclo, ma anche attraverso una riduzione degli imballaggi che vengono immessi sul mercato e a un loro riutilizzo, possibile riutilizzo. Su questo punto, c'è una norma specifica nella legge francese, proprio sulla, necessità di riutilizzare alcuni tipi di imballaggi. L'Italia che cosa ha fatto? Nel recepire la direttiva 85, le direttive 851 e 852 ha introdotto il decreto legge 116 del 2020, che è andato a modificare in diversi punti il testo unico sull'ambiente. In particolare però a noi ci interessa il comma 5 dell'articolo 219 del testo unico sull'ambiente, che è quello relativo agli imballaggi e all'introduzione di questa etichetta ambientale. Qui vi ho portato un esempio, in realtà questo esempio poi mi sono accorta che presenta degli errori che magari mi potrete poi dire voi alla fine del webinar. Però una cosa che vi volevo far notare è che è riportato ad esempio la modalità di smaltimento delle candeline, cioè le candeline vanno in raccolta indifferenziata, quindi dice. Questa informazione è facoltativa perché la norma prevede di indicare solamente le modalità di smaltimento degli imballaggi. Pertanto, che cosa prevede la norma? La norma prevede che tutti gli imballaggi devono essere etichettati secondo quanto stabilito dalle norme UNI applicabili. Poi vedremo in che modo, faremo un esempio al riguardo, ma in particolare dovranno essere utilizzati i codici alfanumerici che riporta la decisione 97-129-CE della Commissione. Su questo punto si è espresso chiaramente il Ministero della Transizione Ecologica. Vediamo quali sono questi codici alfanumerici. Iniziamo dalla plastica. Le prime sei abbreviazioni sicuramente le conoscete tutti, sono dei polimeri plastici. Possiamo immettere sul mercato plastica di diverso tipo, con diversi polimeri. Nel momento in cui non abbiamo un codice, non abbiamo un materiale ricondotto a queste prime sei classi, dovremo apporre l'indicazione 7, il codice 7, senza specificare other 7 o dare altre specifiche. Qui vi riporto un esempio, questa è una plastica compostabile. La compostabilità viene definita in base alla norma UNI-EN 13432. Il CONAIE, anche il Ministero della Transizione Ecologica, ha specificato che nel caso di plastiche, di polimeri, in cui non troviamo una codifica corrispondente né nella decisione 129-97-CE né nelle norme UNI applicabili, dobbiamo utilizzare l'indicazione, quindi nel caso del PLA, dell'acido polilattico, in cui non troviamo un riferimento in queste norme, dobbiamo riportare l'indicazione plastica compostabile 7 e indirizzare il consumatore verso la raccolta differenziata nell'organico. Questa cosa non si applica nel caso della poliammide, la quale invece ha un codice identificativo in una norma UNI, che è PA, pertanto in quel caso se abbiamo un imballaggio in poliammide scriveremo PA7, così come il PET modificato in PETG, in quel caso c'è sempre una codifica che ritroviamo in una norma UNI e pertanto scriveremo PETG7.
Vado avanti e passiamo alla carta, cartone ondulato, cartone non ondulato e carta. I codici sono PAP 20, 21 e 22, si differenziano in base alla grammatura della carta. Se la carta non rientra in una di queste tre classi, utilizzeremo la classe immediatamente successiva, quindi il codice sarà PAP 23. Stesso discorso per i metalli, abbiamo un codice per l'acciaio che è F40, per l'alluminio Alu41. Se il nostro metallo non rientra in una di queste classi, lo indicheremo come 42. Stesso discorso per il legno e per il sughero, quindi abbiamo For50 e For51, altrimenti utilizzeremo il codice For52. Per brevità qui non riporto il caso del tessuto, che invece avrà i codici Tex 60 per il cotone, Tex 61 per la juta e Tex 62 per tutti gli altri tessuti che non rientrano nelle prime due classi. Sia il CONAI che il Ministero della Transizione raccomandano di specificare, di riportare l'indicazione tessuto perché questi poi avranno una raccolta dedicata. Il vetro, stesso discorso per il vetro, quindi se è un vetro incolore avrà il codice GL70, se è verde GL71, se è marrone GL72, se non rientra in nessuna di queste tre classi è un colore diverso, avrà un codice GL73. Infine i poli accoppiati, gli imballaggi composti che sono costituiti da più materiali non separabili manualmente. In questo caso io utilizzerò questa codifica che è riportata nell'allegato 7. Ad esempio qui ho riportato il caso del CPAP 81 che è un incarto che va nella raccolta, è un incarto poliaccoppiato che va nella raccolta carta. Una notazione importante per quanto riguarda il CPAP 81, dovete verificare se la concentrazione, la percentuale in peso di carta è superiore al 60%. Nel qual caso può essere inviato nella raccolta carta, altrimenti dovrà essere inviato all'indifferenziata. Questo per una questione di qualità poi del riciclaggio. Tenete a mente il codice del vetro di questo imballaggio composto da vetro e alluminio, che sarà CGL97, perché lo vedremo poi successivamente. Quindi, come vanno etichettati quindi gli imballaggi? Questo è uno schema che ritrovate nelle linee guida del CONAI e del Ministero della Transizione Ecologica che vi invito sempre a scaricare e ad avere a disposizione. Esiste pertanto un'indicazione consigliata che è la tipologia di imballaggio, quindi se è una bottiglia, un flacone, eccetera. Quelle obbligatorie che sono la codifica come da decisione 97-129-CE con l'indicazione della raccolta. E poi ci sono altri suggerimenti che possono essere apposti, come svuota l'imballaggio, schiaccia verso il lato lungo, separa l'etichetta o anche verifica le disposizioni del tuo comune. Queste sono tutte informazioni consigliate. Qui troviamo un esempio, infatti qui vediamo che la lattina riporta il codice Alu41 e la raccolta è l'alluminio. Vi faccio notare anche questo simbolino che è il ciclo di Möbius con scritto 100% riciclabile perché lo vedremo poi in seguito. Qui c'è un, insomma, non è proprio corretto come è riportato, poi lo analizzeremo in seguito. Per i imballaggi invece molti componenti che possono essere separabili manualmente, quindi io posso separare le varie componenti senza danni alla mia salute. Ovviamente dovrò riportare le stesse informazioni, quindi il codice alfanumerico in base alla decisione 129-97-CE e l'indicazione per la raccolta, come se fossero tutti imballaggi singoli. Qui vi ho cerchiato il caso della bustina di tè, in questo caso il CONAI ha sottolineato che la bustina di tè non è considerata un imballaggio, in più qui possiamo considerarla facoltativa questa indicazione che viene data, però non rientra in quanto richiesto dalla normativa imballaggi, quindi infatti riporta la raccolta carta per l'etichetta e il cordino nella raccolta organico. Insomma, questa informazione non è un'informazione in più, non è richiesta.
Vediamo invece il caso degli imballaggi non separabili manualmente. In questo caso esiste una regola che è la regola del 5%. Quindi imballaggi non separabili manualmente sono ad esempio i tappi antirabbocco nel caso delle bottiglie per l'olio, oppure come in questo caso vediamo una boccetta di profumo in cui abbiamo la boccetta in vetro, in cui è stata aggiunta una gabbietta in alluminio. Allora, nel primo caso, abbiamo due casi, ho detto, un primo caso in cui si inserisce, in cui il peso del materiale secondario o dei materiali secondari è inferiore al 5%. In questo caso io tratterò l'imballaggio come se fosse un imballaggio monocomponente, quindi indicherò l'imballaggio secondo la decisione 129/97C con le indicazioni sulla raccolta del materiale prevalente in peso. Nel caso in cui invece il peso del materiale secondario sia superiore al 5%, indicherò il materiale di imballaggio principale in base alla decisione 129/97C allegato settimo, oppure con il codice 7 per le plastiche multistrato, e indicazioni sulla raccolta solo del componente principale. Vi ricordate, avevo detto, tenete a mente questo codice CGL 97 che identifica un imballaggio composto da vetro e alluminio. E in questo caso l'imballaggio non è separabile manualmente, quindi indicherò CGL 97, come se fosse un multiaccoppiato, l'indicazione solo del componente principale, l'indicazione sulla raccolta, quindi in questo caso riporterò solo l'indicazione vetro. C'è una cosa che mi sono dimenticata di dire importante, io posso riportare o l'indicazione come in questo caso, quindi il codice alfanumerico, la famiglia e l'indicazione raccolta differenziata. Oppure posso riportare l'indicazione come codice alfanumerico raccolta vetro e basta, senza riportare anche l'indicazione raccolta differenziata. La circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio e poi anche le linee guida del Ministero sottolineano l'importanza di utilizzare, di veicolare tali informazioni tramite un'etichetta digitale, in particolare per imballi di piccole dimensioni, per imballi rivolti al B2B, per imballi per la vendita a dettaglio, in cui è complicato apporre un'etichetta. In particolare, se gli imballi sono destinati al B2B, non è necessario riportare indicazioni sulla raccolta, ma va obbligatoriamente riportata indicazione relativa alla codifica del materiale, in base alla decisione 129/97 CE. Per quanto riguarda, ad esempio, immagino, penso a una GDO, al Banco della Pescheria o a un Banco della Gastronomia che utilizza degli imballaggi che non possono essere etichettati, anche perché a volte vengono ritagliati durante la preparazione del pre-incarto. In quel caso le informazioni possono essere veicolate tramite altri documenti che devono anche essere apposte sul banco, eventualmente si consiglia in prossimità delle informazioni sugli allergeni o del libro ingredienti. Ora arriviamo a un argomento dolente che è quello che riguarda le asserzioni ambientali autodichiarate. Innanzitutto queste asserzioni devono essere comunicate facendo riferimento alla normativa UE ISO 14.21 che ci dice chiaramente come l'informazione de deve essere fornita al consumatore finale in modo tale da essere chiara, trasparente e non ingannevole. Il rischio del greenwashing, cioè di creare confusione nel consumatore, il quale poi alla fine sarà portato a non credere più a nulla di quello che viene comunicato, è sempre dietro l'angolo, bisogna fare molto attenzione. Spesso ci viene chiesto se è possibile riportare indicazioni come 100% riciclabile, ve l'ho fatto notare anche nell'etichetta precedente. Queste informazioni in realtà il CONAI ha specificato che un imballaggio o è riciclabile o non lo è, pertanto
non è possibile apporre una percentuale, ok? Non è che esiste la possibilità di riciclarlo al 50%, o lo è o non lo è. In più vi faccio notare che recente, a fine 2021 l'antitrust danese ha emanato una linea guida in base alla quale solamente quegli imballaggi, solamente quei prodotti che riportano, per i quali è stata fatta una valutazione del ciclo di vita del prodotto, una life cycle assessment, solamente su questi prodotti è possibile riportare dei claim verdi, dei green claim. Anche la Francia ha previsto delle sanzioni per chi riporta informazioni del tipo imballaggio eco-friendly, amico dell'ambiente. Pertanto, insomma, bisogna fare attenzione su questi aspetti. Questo è il ciclo di Mobius. Questa indicazione è facoltativa, se riportata, ovviamente va riportata in conformità alla Unione ISO 14021 e segue delle specifiche regole. Il simbolo che vedete in alto, i simboli che vedete nella parte superiore della figura, senza percentuali, indicano che l'imballaggio è riciclabile, invece i simboli con la percentuale indicano la quantità di materiale riciclato contenuto nell'imballaggio rispetto alla composizione complessiva. Capite bene quindi che l'informazione che veniva data prima, accanto al ciclo di Mobius, riporto 100% riciclabile, l'informazione non è corretta, non risponde a quanto stabilito dalle norme. Questi sono dei simboli che possiamo trovare, a volte ci comunicano i produttori sulle schede tecniche, però non corrispondono a quanto stabilito dalla decisione 129/97/CE, noi ci dobbiamo sempre riferire a quella decisione. Anche questo simbolo, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, l'utilizzo di questo simbolo è facoltativo. Questo prende anche il nome di Tidymind, tenetelo sempre a mente perché poi lo riprenderemo in merito al Portogallo. Quando entrerà in vigore? A breve, dal 1 gennaio 2023, tutti gli imballaggi dovranno riportare l'etichettatura ambientale. Il Ministero della Transizione però ha chiarito che le scorte per i quali abbiamo un documento che attesti l'acquisto antecedente al 31-12-2022 possono continuare a essere immessi in commercio anche senza l'apposizione dell'etichetta ambientale. Ora passiamo alla Francia. Anche la Francia nel recepire queste direttive in realtà ha fatto dei cambiamenti sostanziali alle sue norme. La legge di riferimento è la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, quindi l'obiettivo è quello di una transizione verso un'economia circolare. A noi interessano gli aspetti legati all'etichettatura ambientale. La Francia ha previsto un logo simile a questo. Come è composto? Questo omino con le tre frecce, che è il logo Triman, è obbligatorio, era già stato introdotto nel 2015. È obbligatorio, indissociabile dall'InfoTree. Questa etichettatura si applica per tutti gli imballaggi riciclabili. E poi va apposto il cosiddetto InfoTree, che qui vedete in un rettangolo giallo, ma questo rettangolo può anche essere verde. È giallo se i rifiuti vanno nel bac de tri, che è il contenitore che raccoglie rifiuti da imballaggio e i rifiuti riciclabili in generale, come giornali e riviste. Invece il tri ver raccoglie ovviamente, come dice il nome, gli imballaggi in vetro. Vi faccio vedere come si costruisce. L'obbligo è già partito e c'è una possibilità di adeguarsi fino al 9 marzo 2023. Dopo tale data, tutti gli imballaggi devono riportare un'etichetta ambientale. Vi faccio vedere come è costruito questa etichetta. Quindi noi abbiamo il Triman, che abbiamo detto essere obbligatorio, le tri plus facile, che è un'indicazione che può anche essere omessa. Obbligatori saranno anche i riferimenti all'imballaggio con l'indicazione testo più pittogramma, oppure solo testo, oppure solo pittogramma.
E poi dovrà essere riportata la destinazione, quindi se si tratta di un imballaggio che va riciclato, va dentro il bag de tri e potrò riportare questo contenitore o con il testo più pittogramma o solo pittogramma. Se sarà un contenitore, un imballaggio in vetro, andrà nel tri-vert, l'indicazione sarà, l'etichetta sarà tutta verde e utilizzerò questi altri simboli. Un'altra cosa importante che ha stabilito la Francia è che se l'imballaggio va in più paesi, dovrò obbligatoriamente riportare una linguetta, un talloncino con la scritta FR per indicare che quelle regole si applicano alla Francia. Ovviamente la Francia ha previsto anche la possibilità che quest'etichetta possa essere utilizzata per più mercati. E quindi in quel caso possono essere inseriti più talloncini, come vedete nell'immagine in basso, e si consiglia in questo caso di riportare l'etichetta tutta in nero. Comunque sia, c'è da dire che per la norma francese è stato adottato il principio di mutuo riconoscimento, quindi se vengono utilizzate delle etichette conformemente alla normativa prevista da altri paesi, che risponde comunque alle regole stabilite dall'Unione Europea, quindi come nel caso dell'Italia risponde a quanto stabilito dalla decisione 129-97 CE, quell'etichetta sarà valida anche per il mercato francese e questa cosa è stata confermata anche dal CNAI. Ci sono delle eccezioni anche per la Francia, nel caso di imballaggi di piccole dimensioni, inferiori a 10 cm quadrati, le informazioni possono essere completamente digitalizzate. Per imballaggi tra 10 e 20 centimetri quadri va riportato assolutamente il logo Triman, obbligatoriamente il logo Triman, il resto può essere digitalizzato. Sulle bevande invece vendute al consumatore in bottiglie di vetro si applica il logo Triman e l'Infotri in modo volontario, quindi non è obbligatorio riportarlo per questo tipo di imballaggi. Ora passiamo alla Spagna. Per quanto riguarda la Spagna la situazione è un po' più complicata perché è in divenire. Vi volevo far notare che la legge in Spagna è stata introdotta nel 97, quindi la legge a cui noi ci riferiamo è del 97, questo perché in realtà parliamo di nuovi obblighi di etichettatura ambientale, ma questi obblighi sono stati già previsti dall'Unione Europea, erano già stati indirizzati gli stati membri verso una comunicazione più efficace per i consumatori. Per i consumatori finali. Allora, aspettate che ricevo una domanda da Sara che dice: se ho l'etichetta ambientale italiana e vendo in Francia, non ho bisogno anche di inserire l'etichettatura ambientale francese un PEC? Allora, da quanto detto, stabilito dal CNAI, da quanto previsto dalla norma francese, no, ovviamente posso inserire un'etichetta ambientale sul formato in base a quanto stabilito dalla norma italiana, ovviamente dovrà essere conforme alla norma italiana. Spesso noi, per una maggior cautela, consigliamo magari di adattare l'etichetta francese alla norma italiana, anche perché noi non abbiamo dei requisiti per quanto riguarda gli aspetti grafici, cosa che invece esistono in altri paesi. Quindi torniamo alla Spagna. Ad oggi in Spagna è previsto solamente l'utilizzo del punto verde, è obbligatorio l'inserimento del punto verde e quindi l'adesione al relativo sistema di imballaggio. Spesso noi lo troviamo anche sugli imballaggi italiani, in realtà per l'Italia non è obbligatorio, se lo mettete dovete aver aderito al relativo sistema di imballaggio, quindi a meno che non l'avete fatto ve lo sconsigliamo. Il punto è però che adesso la situazione in Spagna è in divenire perché era stata notificata alla Commissione europea una bozza di decreto. La notifica è avvenuta il 6 maggio, lo status quo iniziale era l'8 agosto. Sono stati fatti dei commenti da parte della Commissione proprio in relazione al fatto che in questa bozza di decreto la Spagna aveva abolito. Aveva vietato l'utilizzo del green dot, del punto verde, in quanto si ritiene un po' ambiguo per il consumatore finale, non è un messaggio chiaro che trasferisco al consumatore finale.
In più, sia per questo sia per altre questioni, sono state fatte delle richieste di chiarimento da parte della Commissione, pertanto è stato prorogato lo status quo fino al 7 novembre del 2022. Pertanto, insomma, stiamo in allerta rispetto a quello che accadrà in Spagna. La bozza di decreto, comunque, giusto per anticipare da quello che abbiamo letto, prevede un'etichettatura in parte molto simile a quella italiana. Quindi per noi, forse, anche se viene poi approvata, magari eliminando questo divieto per il punto verde, comunque ci dovremmo avvicinare a quanto richiesto anche dalla Spagna. Per la Slovenia la situazione è molto semplice, anche la slide è molto semplice, c'è l'obbligo di identificare gli imballaggi con i codici della decisione 97-129-C. Quindi se noi siamo conformi per il mercato italiano lo saremo anche per la Slovenia. Stesso discorso per il Portogallo, anche in questo caso l'etichettatura non è obbligatoria, è facoltativa. E se apposta, in particolare le aziende possono riportare il codice dell'imballaggio, come la decisione 129-97-CE. Anche però per il Portogallo la situazione è un po' in divenire, perché anche loro avevano presentato una proposta di legge lo scorso anno, prevedendo delle modifiche a questa legge, la 152 del 2017, che prevedeva, in questo caso era previsto il divieto di apporre il tidy man, ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere all'inizio, l'omino che getta la carta nel cestino dei rifiuti. In più era stato previsto di indicare obbligatoriamente il codice dell'imballaggio con il tipo di raccolta, con il colore del contenitore relativo. Anche in questo caso ci sono stati dei commenti da parte della Commissione europea. Ad oggi la bozza mi sembra sospesa, insomma, non ho trovato variazioni al decreto legge, aggiornamenti sul decreto legge. Quindi per ora resta solamente la possibilità di indicare i codici dell'imballaggio, come da decisione 129-97-CE. Infine vi riporto la Germania, sottolineo che la Germania non ha previsto obblighi di etichettatura, lo riporto perché voglio sottolineare che nel recepire queste direttive ogni paese ha agito in modo diverso. La Germania quindi non ha introdotto obblighi di etichettatura, ma ha previsto una cosa importante, l'obbligo di iscrizione nel registro centrale tedesco Lucid, per tutti gli imballaggi. Vi ho riportato anche la pagina iniziale, qui vado velocemente appunto perché altrimenti usciamo poi dall'argomento di questo webinar. Vi riporto la pagina iniziale del portale Lucid, qui è sottolineato che si applica anche ai beni imballati e il link relativo a questo portale. E io ho finito, potete passare alle domande se ci sono. Leggo anche la domanda di Eleonora, vediamo se sono in grado di rispondere. Se sono un committente di un imballaggio, sono obbligato a progettare anche l'etichettatura da applicare sull'imballo e quindi fornire le specifiche al fornitore, produttore del prodotto? Non ho capito molto bene. Allora, un committente di un imballaggio. Quindi tu parli da azienda che vende il prodotto imballato, vende un bene imballato? E vabbè, in quel caso dipende. E quindi fornire le specifiche al fornitore, produttore dell'imballo. E sì, cioè se tu sei la persona che progetta tutta l'etichetta, queste informazioni gliele darai tu. Ovviamente questa è una cosa, probabilmente si può anche costruire insieme, perché poi le informazioni sull'imballo ce l'avrà chi ti realizza l'imballo stesso. Non so se posso aver risposto alla domanda. Quindi secondo me sì, l'etichettatura la puoi fare tu.
e con le specifiche che ti darà poi chi realizza l'imballo. Non so se ha risposto Eleonora. Poi vediamo, poi me lo farai sapere Eleonora se sono stata chiara. Comunque dopo vi lascio anche, anzi ve li metto subito, tutti i riferimenti di Gruppo Maurizi, così se avete altre indicazioni, altre richieste, potete comunque inviarci un'email o contattarci. Poi c'è Eric che chiede: i ristoranti, ristorazioni collettive, sono considerate consumer o business? Devono ricevere obbligatoriamente prodotti con etichetta ambientale? Allora, no, rientrano nel B2B in questo caso, però quindi dovranno ricevere la codifica in base alla decisione 129, però voi i ristoranti, se fate, realizzate, date al consumatore finale le cosiddette le borsine per mettere al cliente di portarsi a casa il cibo che è avanzato dalla cena o dal pranzo, in quel caso voi dovete fornire le informazioni. Allora, ok, grazie Eric, tutto chiaro, meno male. Allora, potrebbe ripetere la parte relativa agli imballaggi non separabili manualmente? Infatti, questa non è semplicissima. E poi Chiara chiede: tra gli imballaggi non separabili manualmente sono inclusi i Tetra Pak? Probabilmente sì, però questa informazione comunque tu richiedila sempre a chi ti fornisce l'imballaggio, cioè non è che dovete deciderla voi qual è la codifica ve la darà il fornitore dell'imballaggio. E per quanto riguarda gli imballaggi non separabili manualmente, allora torno indietro nelle slide. Aspettate che ci vuole un po' di tempo. Un attimo di pazienza. Quindi questa slide qui, suppongo Agnese me lo ha chiesto. Allora, qui esiste, non, se, imballaggi non separabili manualmente sono i poliaccoppiati, quindi una parte in carta, spesso troviamo una parte in carta e una parte in plastica adese, noi non possiamo separarle manualmente senza distruggere l'imballaggio. Aspettate, troppe domande, mi distrago. Allora, senza distruggere l'imballaggio, quindi abbiamo detto questi sono gli imballaggi non separabili manualmente. Se il peso del materiale secondario è inferiore al 5%, oppure, scusatemi, oppure imballaggi non separabili manualmente possono essere le bottiglie antirabbocco. Ora non me ne vengono in mente altri, poi magari se ci sono situazioni specifiche possiamo comunque rivederle insieme. Nel caso se il peso del materiale secondario è inferiore al 5%, allora io riporterò le informazioni facendo riferimento solamente al corpo principale, okay? Come se fosse un imballaggio monocomponente. Ad esempio, se questo è fatto in carta, riporterò PAP 21, carta, raccolta carta. Nel caso in cui invece il peso del materiale secondario è superiore al 5%, anche se ci sono più materiali secondari di cui uno è inferiore, comunque se la somma è maggiore del 5%, mi riferisco a questa seconda opzione, dovrò riportare la codifica come da decisione 129/97/CE allegato 7, oppure indicando il codice 7 se sono plastiche multistrato. Quindi in questo caso io ho una boccetta di vetro con una gabbietta in alluminio, la indicherò come CGL, in base all'allegato 7 riporto il codice del componente principale, quindi in questo caso del vetro. Quindi lo riporterò come CGL 97. Il numero lo recupero sempre dalla decisione, raccolta vetro, oppure CGL 97 vetro, quindi indico la famiglia, e poi riporto l'indicazione raccolta differenziata. Spero che così per Agnese sono stata più chiara. Poi, per quanto riguarda, c'è un'altra domanda da parte di Sara. La Francia a luglio ha realizzato un'etichetta ambientale semplificata senza dover indicare tutti i componenti.
E non lo so, non ho capito bene, si può usare su tutti i prodotti o è vincolata a determinate categorie? Non lo so perché non ho capito a quale etichetta ambientale ti riferisci. E poi magari lo approfondisco questo aspetto. Comunque l'etichetta ambientale in Francia si applica agli imballi che vanno al riciclo. Quindi non so, sono quelli non so a cosa ti riferisci, Sara. Poi magari se vuoi lo approfondiamo, ci chiami e mi spieghi meglio. Poi le etichette possono essere separabili oppure no in funzione di ciò, sono da riportare in modalità di smaltimento. Allora, le etichette, stesso discorso, rientrano in questa regola del 5%. In genere insomma, pesano meno del 5%, pertanto io non le considero. Però posso riportare l'indicazione per un riciclaggio di qualità, separa l'etichetta dall'imballaggio. Ovviamente se è separabile, se non è separabile rientra in questa regola che vale per i composti non separabili manualmente. Allora, il pittogramma dovrà riguardare tutti gli imballaggi, chiede Federica, nel caso dell'etichettatura francese sì. Primario plastica e secondario box in cartone, anche esternamente al box, sì, dovrà riportare tutti gli imballaggi che vanno riciclati. Sara, viene indicata l'imballaggio generico, non ho capito però a cosa ti riferisci, Sara. Esatto, qui c'è un problema. Francesca ci chiede, abbiamo detto che la Francia riconosce la nostra etichetta ambientale, i termini che compaiono sull'etichetta vanno tradotti in francese? Secondo me sì, sarebbe se io utilizzo le. Cioè, se, allora, per come la vedo io, sarebbe più facile utilizzare l'etichetta francese e adattarla a quella italiana. Scrivendo quindi a parte, perché anche l'etichetta francese prevede la possibilità di inserire codici come da decisione. E poi indicando a parte la raccolta plastica, ad esempio, in questo caso, quindi io lo potrò scrivere solamente in italiano, ok? Altrimenti, secondo me, sarebbe preferibile riportare un'indicazione di questo tipo, oppure riportare l'indicazione Bac de Tri o Triver. Ok? Non so se adesso avete altre domande, altri chiarimenti. Altrimenti, ecco, qui trovate sempre i nostri riferimenti, quindi siamo sempre disponibili anche a chi non ha potuto rispondere perché è un po' complicata questa modalità di formazione. E pertanto potete scrivermi oppure telefonare, chiedere di me, quindi ne possiamo poi parlare in modo più completo. Ok, quindi non so se non ci sono altre domande, io vi ringrazio. È stato un piacere passare questa serata insieme a voi e al prossimo webinar. Ok, grazie a tutti e a tutte. Buona serata.